Il 12 giugno gli italiani saranno chiamati a esprimersi su 5 quesiti referendari. Sono argomenti molto tecnici, quindi cercherò di semplificare il più possibile per rendere il tutto maggiormente comprensibile ai cittadini. Il primo quesito ha ad oggetto la legge Severino e più in particolare il meccanismo in virtù del quale un politico, sia nazionale che locale, nel caso di sentenza di condanna decade automaticamente dall'incarico o in caso di future elezioni diviene automaticamente ineleggibile o incandidabile. Con il referendum abrogativo si cerca quindi di abrogare, appunto, di cancellare questo meccanismo di automatica decadenza. Dovrà essere pertanto il giudice a decidere, nell'ambito della sentenza, se adottare questa sanzione dell'incandidabilità e della decadenza del politico stesso, e non sarà più un meccanismo automatico così come previsto dall'attuale normativa. Quindi se vince il sì, la normativa cambierà in questo senso, altrimenti rimarrà tutto come attualmente e pertanto in caso di sentenza di condanna in automatico il politico deve decadere dall'incarico o diviene in automatico ineleggibile e incandidabile. Il secondo quesito referendario riguarda le misure cautelari. In particolare noi sappiamo che con l'attuale codice di procedura penale, durante il corso del processo penale, il giudice può, qualora ritenga sussistere delle esigenze cautelari, infliggere una misura cautelare, come ad esempio gli arresti domiciliari, che hanno lo scopo di anticipare sostanzialmente una condanna. Nel caso in cui il giudice ravvedesse questi requisiti, gli stessi sono essenzialmente tre: pericolo di reiterazione del reato, pericolo di inquinamento probatorio e pericolo di fuga. Il quesito referendario ha ad oggetto la reiterazione del reato, pertanto se venisse cancellato dall'ordinamento penale, il giudice potrà, soltanto per i reati più, più semplici, meno gravi, potrà soltanto decidere di applicare queste misure cautelari, valutando esclusivamente il requisito del pericolo di fuga e dell'inquinamento probatorio, in quanto, abrogando la normativa, il pericolo della reiterazione del reato non potrà più essere preso in considerazione. Terzo quesito referendario invece riguarda la separazione delle carriere dei magistrati. Oggi sappiamo che la magistratura è divisa in due funzioni: funzione giudicante, ricoperta dai magistrati, e funzione requirente, ricoperta dai pubblici ministeri che rappresentano l'accusa. Durante il corso della loro carriera, i magistrati possono cambiare funzione e quindi passare dalla funzione giudicante a quella requirente. Con il referendum abrogativo si vuole appunto cancellare questa possibilità e sarà il magistrato all'inizio della propria carriera a decidere quale funzione andare a svolgere e una volta scelta non potrà più cambiare. Pertanto se vince il sì, la normativa viene mutata e il magistrato dovrà decidere nel momento in cui inizia la sua carriera a quale funzione essere assegnato. In caso contrario tutto rimarrà come adesso e il magistrato potrà, nell'ambito, durante il corso della propria carriera, passare da una funzione a un'altra. Il quarto quesito invece riguarda i consigli giudiziari, che sono degli organismi territoriali istituiti presso ciascuna corte distrettuale, che hanno lo scopo di valutare la professionalità dei magistrati. Questi consigli giudiziari sono composti da membri togati, quindi da magistrati stessi, e da membri laici, cioè da professori universitari in materie giuridiche e da avvocati. Nell'ambito del procedimento relativo alla professionalità del magistrato, soltanto i componenti togati, quindi i magistrati, possono votare, mentre invece da ciò sono esclusi i membri laici. Con il referendum abrogativo si vuole cancellare questo stato di fatto e consentire anche agli avvocati e ai professori di partecipare alle votazioni relative alla professionalità dei giudici. Il quinto ed ultimo referendum riguarda le elezioni al CSM. Oggi come oggi i giudici, per potersi candidare a far parte del CSM, devono raccogliere dalle 25 alle 50 firme. Con il referendum si vuole abrogare questa raccolta di firme e consentire a qualsiasi magistrato, indipendentemente dalle preferenze,
di candidarsi per il CSM, salvo poi ovviamente conseguire e ottenere i voti necessari a ricoprire l'incarico. E questo perché si vuole evitare le cosiddette correnti interne alla magistratura e quindi consentire a qualsiasi magistrato che magari non gode di un appoggio da parte di un certo numero di colleghi di candidarsi. Si ricorda che, siccome si tratta di referendum abrogativi, gli stessi, per poter essere validi, richiederanno la partecipazione al voto di almeno il 50% più uno degli elettori. Pertanto bisogna ottenere, diciamo, questa soglia. In caso di esito positivo, le normative cambiano, altrimenti rimane lo stato di fatto.